Oggi parliamo di fame emotiva. Vedremo insieme che cos'è la fame emotiva e perché utilizziamo il cibo per gestire le nostre emozioni. Bentornata nel canale ABC Mindful. Se invece è la prima volta che arrivi nel canale, ti do il benvenuto. Io sono Nadia, sono una psicologa e sono Mindful Eating Trainer. In questo canale troverai video che riguardano la mindfulness con un occhio particolare sul mindful eating, il benessere e la crescita personale. Se ti interessano questi temi, ti invito a iscriverti subito al canale cliccando sulla campanella che trovi qui sotto. Se desideri creare un rapporto più sereno con il cibo e con il tuo corpo, allora ti invito a scaricare la guida gratuita I 6 passi per mangiare mindful che ho creato apposta per te. Trovi il link per scaricare la guida direttamente nella descrizione del video qui sotto. Oggi parliamo di un problema che affligge moltissime persone, e cioè la fame emotiva, o quella che spesso viene comunemente chiamata fame nervosa. Ma che cos'è la fame emotiva? La fame emotiva è una fame che si attiva in reazione alla presenza di alcune emozioni. Ad esempio, sto preparando un esame. E a un certo punto mi vengono in mente alcuni pensieri come non ce la farò mai a superarlo, non sono preparata, sicuramente farò una figuraccia e questi pensieri attivano uno stato d'ansia. A un certo punto, improvvisamente, mi viene un forte desiderio di cibo e immediatamente cerco qualcosa nella dispensa di casa, apro il frigorifero, quindi sento appunto questo desiderio di mangiare un qualche cosa di particolare. Ad esempio, sono al lavoro e ad un certo punto mi viene in mente il litigio avuto al mattino con il mio compagno, la mia compagna. E mi vengono in mente tutte quelle parole che sono state dette e questo comincia a farmi sentire triste, un po' anche delusa e all'improvviso mi viene un forte desiderio di cibo, un desiderio di cibo che è sentito come impellente, qualcosa a cui non possiamo fare a meno. Oppure, ad esempio, dopo una giornata di lavoro ritorno a casa e la mia mente continua a ripensare a episodi che sono accaduti in ufficio. Magari il mio capo che mi ha ripreso ingiustamente per un errore che non era stato commesso da me. Questo pensiero mi fa nascere una forte rabbia nei confronti del mio capo e mi viene subito il desiderio improvvisamente di andare in dispensa o aprire il frigorifero e mettere qualcosa sotto i denti. Questi sono tutti esempi di fame emotiva, quindi di fame che si attiva in risposta delle emozioni e che sentiamo come impellente, che non possiamo come farne a meno, quindi qualcosa di molto molto forte dentro di noi. La fame emotiva può essere attivata da qualsiasi emozione. Può essere attivata, ad esempio, da quelle emozioni che vengono definite negative, cioè quelle emozioni che si accompagnano ad uno stato di malessere, di disagio dentro di noi, come può essere la tristezza, la delusione, la vergogna, l'ansia, la paura, la rabbia e così via. In questo caso, il cibo ha l'obiettivo di andare a ridurre questo, stato di malessere, diminuire l'intensità di queste emozioni e dare conforto. Ma la fame emotiva può essere attivata anche dalle emozioni che vengono considerate positive, come la gioia, la felicità, la serenità, la soddisfazione, quindi emozioni che sono accompagnate con uno stato di benessere. In questo caso il cibo ha invece l'obiettivo di andare a prolungare questo stato di benessere e anche a intensificare il piacere che si sta provando.
Magari non ne siamo consapevoli, ma tutti abbiamo utilizzato o utilizziamo tuttora nella nostra vita il cibo per gestire le emozioni. E questo perché lo abbiamo imparato da quando siamo piccoli, da quando eravamo bambini, da qualcuno che era vicino a noi. Infatti, la fame emotiva è un comportamento appreso, è un comportamento che è frutto di un condizionamento. A chi infatti non è capitato da bambino magari di piangere perché il nostro amichetta o il nostro amichetto ci ha fatto un dispetto oppure non ha voluto condividere il suo giocattolo con noi e venire poi consolato da un adulto, magari un genitore, un nonno, uno zio, con un dolcetto. Sono convinta che tutti abbiamo nella nostra mente qualche ricordo di questo tipo. E sono sicura che anche tu puoi trovare qualche episodio da bambina in cui appunto venivi consolata con un cibo, probabilmente un cibo dolce. Senza esserne consapevoli, gli adulti intorno a noi ci hanno insegnato che il cibo e soprattutto un particolare tipo di cibo è in grado di farci stare meglio, di calmarci. Di far sparire certe emozioni che ci creavano disagio e malessere. E questo perché probabilmente anche loro hanno imparato e quindi utilizzavano il cibo come conforto e magari lo fanno tuttora. Io ricordo perfettamente quando tornavo a casa da scuola, ero alle elementari e c'è stato un periodo in cui litigavo spessissimo con un mio compagno di classe. Finivamo spesso per tirarci i capelli e così tornavo a casa molte volte piangendo. E mia mamma, per consolarmi, mi diceva: "Guarda qua che cosa ho per te", e mi tirava fuori l'ovetto Kinder che io adoravo, e quindi ovviamente questo mi faceva subito smettere di piangere, fare un grandissimo sorriso. Io, felicissima di mangiare la mia cioccolata, dimenticavo quello che era successo a mattino a scuola. Mia mamma, senza saperlo, mi stava insegnando che il cibo poteva farmi stare meglio, e questo perché anche lei utilizzava il cibo come conforto. Di certo gli adulti intorno a noi, come mia mamma, non potevano immaginare che con quel semplice gesto stavano mettendo le basi per la fame emotiva, con cui poi avremmo dovuto confrontarci nella nostra vita. Questo comportamento degli adulti intorno a noi ha anche trasmesso un altro messaggio che condiziona il nostro modo di rapportarci con le emozioni. E cioè che ci sono delle emozioni appunto che vengono considerate come negative, delle emozioni che è meglio non provare, non vivere e che dovremmo cercare in qualche modo di evitare. Si è quindi creata la convinzione che tutte quelle emozioni che ci creano disagio siano delle emozioni sbagliate, delle emozioni che non dovrebbero essere vissute. In realtà questa idea è alla base di tutte quelle problematiche legate alla gestione delle emozioni, perché in realtà le emozioni sono tutte importanti e sono tutte estremamente necessarie e concorrono al nostro benessere. Le emozioni infatti ci aiutano a comprendere quello che stiamo vivendo e a scegliere poi il comportamento più adatto e più utile per noi, per poter poi ritornare a uno stato di benessere. Il fatto invece di considerare queste emozioni come qualcosa da evitare, ha portato anche al fatto che nessuno ci ha insegnato a stare con queste emozioni, nessuno ci ha fornito, degli strumenti diversi per gestire queste emozioni che non sia il cibo. Alla base della fame emotiva c'è quindi il ripetersi di un comportamento che è stato appreso e che è automatico e di cui spesso siamo poco consapevoli. E anche quando siamo consapevoli che lo stiamo mettendo in atto, purtroppo non sappiamo come sostituirlo perché non conosciamo altri modi per gestire le emozioni che siano più funzionali per il nostro benessere. C'è un altro motivo per cui noi utilizziamo il cibo per gestire le emozioni ed è che la fame emotiva è vantaggiosa.
Infatti, il cibo è facilmente reperibile e questo significa che in pochissimo tempo e senza sforzo noi riusciamo ad avere subito un immediato piacere che agisce a livello chimico e mentale, creando una vera e propria dipendenza in cui mente e corpo non ne hanno mai abbastanza e ne ricercano continuamente. Non sono però tutti i cibi che danno questo effetto. Questo avviene quando mangiamo i cibi creati a livello industriale, nei quali c'è una combinazione di zuccheri, di grasso, di sale e di glutammato, che crea un effetto bomba all'interno della chimica nel nostro cervello. Infatti, quando siamo in preda alla fame emotiva, non cerchiamo qualsiasi tipo di cibo, ma cerchiamo soprattutto quei cibi industriali che vengono un po' definiti come cibi spazzatura o snack e così via, che hanno al loro interno proprio questi ingredienti. Alcuni studi che sono stati fatti hanno evidenziato che questi cibi andavano ad attivare le stesse aree cerebrali che venivano attivate dalle droghe. Tutto questo dimostra che non è colpa tua se hai utilizzato o se stai utilizzando il cibo per gestire le tue emozioni. Spesso capita di non essere consapevoli di mettere in atto questo schema di comportamento quando stiamo vivendo una certa emozione. Ma quando diventiamo consapevoli di questo comportamento, allora diventiamo responsabili delle nostre scelte e quindi se continuare o meno su questa strada. Abbiamo sempre la possibilità di scegliere, di imparare e utilizzare modi diversi per gestire le emozioni e creare un rapporto completamente diverso con il cibo, imparando così a prenderci cura di noi in maniera più utile per il nostro benessere. Se scegli di cambiare il tuo rapporto con il cibo, allora ti invito a fare il primo passo e a scaricare la guida gratuita I 6 passi per mangiare mindful che ho preparato apposta per te. Puoi trovare il link per scaricare la guida qui sotto nella descrizione al video. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, allora metti un like qui sotto e ti invito a farmi sapere nei commenti con quali emozioni tendi a utilizzare il cibo per appunto gestirle. Ti aspetto nel canale con i prossimi video.